Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti al 64esimo appuntamento settimanale con la serie di Dragon Ball Super. E quindi per l'appunto, dopo aver visto il 64esimo episodio, siamo prontissimi a scambiarci le nostre opinioni. Perciò iniziate già da adesso a lasciare un bel commentino facendomi sapere cosa ne avete pensato dell'episodio, ovviamente appena guardato. E quindi io direi che possiamo subito, immediatamente, iniziare con la review. Però, prima di tutto, bisogna fare sempre la premessa, come al solito. Infatti, è doveroso ricordarvi che quest'oggi ci sarà un secondo video giornaliero, perciò alle ore 17, segnatevi l'orario, mi raccomando, e non mancate, non perdetevi assolutamente un prossimo video su Dragon Ball Xenoverse 2. Mi raccomando, non mancate, e spolliciate assolutamente. Quindi direi che possiamo subito iniziare con la nostra review. Allora, iniziamo subito a parlare dell'episodio 64, ovviamente andando a sviscerare tutti gli spunti che ci sono derivati appunto dalla puntata. Tra parentesi, probabilmente questa review potrebbe durare un attimino meno rispetto alle altre, anche perché da questo episodio in tutta sincerità ho tratto pochi spunti e alcuni probabilmente me li sono anche creati io, poi vedrete. Quindi iniziamo dal primo, la falce di Black Goku. Infatti ripartiamo dal combattimento fra Black e Vegeta e fra Goku e Zamas, che dopo essersi scambiati ovviamente i colpi a vicenda e i loro dialoghi, in pratica Black cosa succede? Che capisce che i boost che comunque hanno ottenuto Vegeta e Goku nel tempo sono anche dovuti a dei sentimenti e soprattutto alla rabbia. E quindi da questa rabbia cosa ne scaturisce? Che Black ad un certo punto si trafigge la mano con la spada, con quella sorta di spada dello spirito, e caccia una falce che ricorda molto una falce impregnata di aura, mettiamola così. E oddio, questa è una cosa che ancora fatico un attimino a capire, perché va benissimo che comunque Black riusciva a creare una sorta di spada tramite ovviamente la sua aura, però qui in questo caso crea proprio una falce vera e propria, e quindi stiamo parlando davvero della materializzazione di un qualcosa tramite l'aura. Il che, diciamo, non è che sia il massimo della credibilità, comunque lasciamo stare. Fatto sta che questa falce mi lascia uno spunto molto importante anche in chiave Dragon Ball Xenoverse 2. Infatti, pur non avendola comunque usata Black Goku in questo episodio per combattere, però comunque la creazione di questa falce o la creazione della spada potrebbe essere un qualcosa che ad esempio potrebbe identificare un possibile Super Saiyan Rosé all'interno di Xenoverse 2 tramite DLC, e quindi proprio lo stile di combattimento, cioè proprio con la materializzazione dell'aura, e quindi un combattimento proprio incentrato appunto sulla materializzazione. Il che potrebbe essere sicuramente un'idea molto molto allettante, sicuramente molto figa. Il problema è che probabilmente non verrà mai realizzata, prima di tutto perché non si sa se verrà aggiunto effettivamente Super Saiyan Rosé, e poi perché per altri personaggi comunque non sono stati mantenuti certi canoni, se si può dire, di combattimento. Come ad esempio avrei preferito per un Gogeta delle mosse che in pratica non si vedono. Per farvi così un esempio, un Gogeta Super Saiyan di quarto livello, oppure Hit, che praticamente colpiscono ad una velocità estrema, o addirittura Hit con dei salti temporali, mi sarebbero piaciuti sicuramente di più all'interno del gioco come personaggi che in alcuni casi o per alcune mosse non si vedono praticamente partire i colpi. Comunque, di ripeto, è una cosa difficilmente realizzabile, e a maggior ragione anche su Black, però comunque io ci spererei. Tralasciando comunque questa piccola parentesi su Dragon Ball Xenoverse 2, che in tutta sincerità mi sarei potuto risparmiare, ma va benissimo, continuiamo a parlare di questa falce, perché un Black Goku con una falce del genere, e dopo i discorsi che ha fatto, mi ricorda tantissimo la morte. E io credo che alla fin fine sia stata proprio quella l'idea di mettergli una falce in mano, proprio per raffigurare la morte vera e propria. Infatti comunque nel tempo i personaggi di Dragon Ball, o almeno alcuni, hanno sempre cercato di ispirarsi a qualcuno, e in questo caso probabilmente Black Goku si ispira proprio alla figura della morte. Vi faccio giusto qualche esempio, dato che comunque potrebbe sicuramente uscire qualcuno all'interno dei commenti con non è vero, i personaggi di Dragon Ball non hanno riferimenti. Vi faccio soltanto il nome di Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan e Rick Astley. Fate voi le ricerche e poi vedete. Dato che comunque Akira Toriyama ci ha abituato a queste cose, in questo caso secondo me Black Goku l'ha ispirato alla morte. E quindi, chiusa questa parentesi, alla fine Black Goku con questa falce cosa ci fa? Ci apre praticamente degli squarci all'interno del cielo che
non capivo cosa fossero. Poi ad un certo punto ho provato a dare una sorta di spiegazione a tutto ciò, o meglio, li ho provati ad inquadrare in un certo modo, e cioè come una sorta di nuclei del potere di Black Goku, in grado ovviamente di creare queste copie dal nulla, e quindi diciamo proprio come un'estensione del potere di Black Goku, però diviso in vari nuclei. Oddio, non vi nascondo che sarebbe stato sicuramente più accattivante, secondo me, ad esempio degli squarci che danno su altre realtà parallele, o magari delle realtà in cui ci sono degli altri Black Goku. Ovviamente è una cosa non possibile al momento, però dato che ci sono infinite possibilità di infiniti mondi, potrebbe anche essere una cosa del genere. Comunque, discorsi troppo complessi, giusto per dire che sarebbe stato ovviamente più figo delle altre realtà in cui ci sono altri Black Goku, e questi altri Black Goku praticamente vengono richiamati da quello lì con la falce. Sarebbe stata una cosa carina, però alla fine sarebbe stato un guaio esagerato, un casino enorme. Quindi, detto questo, spostiamoci alla seconda parte dell'episodio, in cui vediamo Trunks alle prese ovviamente con l'apprendimento del Mafuba. Sicuramente molto carini ed apprezzati i riferimenti tramite le pose del Mafuba di Trunks a Great Saiyaman ed alla squadra Genu. Anche se in tutta sincerità la prima posa non ho capito da chi derivasse. Magari fatemelo sapere con un bel commentino, vi lascio anche la foto in sovrimpressione, e quindi fatemi sapere da chi potrebbe derivare quella posa. Ho pensato un attimino a Muten Roshi, però il problema è che Muten utilizza questa posa di solito, non utilizza quella lì così, con i piedi uniti. Comunque fatemi sapere, che potrebbe essere una cosa carina. Quindi continua questo apprendimento del Mafuba, e alla fine la puntata gira tutta attorno a questo, all'apprendimento del Mafuba e al combattimento, ma alla sorta di combattimento fra Black Goku e ovviamente Vegeta. Qui in questo caso Trunks comunque imparerà la tecnica del Mafuba tramite un video su smartphone, roba che secondo me in questo caso ci sta tantissimo. Non l'avrei accettata comunque anni fa, ma anche perché gli smartphone non è che esistevano, però in questo caso ci potrebbe stare tranquillamente. Ci fa anche capire che Dragon Ball comunque in un certo caso, o meglio in un certo senso, perché in un certo caso si è evoluto. E quindi dopo aver visto il KamiTube e i video sugli smartphone, ci manca soltanto il Dragon Facebook e abbiamo un Dragon Ball completamente social. E quindi passiamo oltre, perché finalmente Trunks riesce ad imparare il Mafuba, e questa è una cosa sicuramente molto inaspettata, perché non mi sarei mai immaginato che Trunks utilizzasse il Mafuba su Zamasu. Ed alla fine bisogna dire che dopo l'utilizzo riesce anche ad imprigionare Zamasu, però ovviamente cosa dovevano crearci i grandissimi autori, cosa doveva crearci il grandissimo Akira Toriyama, che i nostri amici hanno praticamente dimenticato il sigillo a casa del maestro Mute. Perché? Oddio, ciò comunque bisogna dire che ci ha permesso di far continuare un attimino in più la serie, e soprattutto ci ha permesso di vedere la fusion fra Black e Zamasu, e probabilmente ci permetterà di vedere anche dell'altro. Però il problema qual è? Il problema è che in questo momento si mette una bella X sul Mafuba. E quindi se alla fine la soluzione non è il Mafuba, se alla fine comunque Zamasu e Black sono immortali, e anche un possibile Vegeto Gogeta, non dovrebbero essere in alcun modo funzionali al combattimento, l'unica possibilità di vittoria sapete tutti qual è, e io ho paura a dirlo. Non ne parlerò in questo episodio, probabilmente ne parlerò più là se ci sarà la possibilità, spero di no, ma ne parlerò sicuramente. E quindi in questo momento io direi che potremmo anche concludere qui la review, però vedo un attimino se c'è qualche altro spunto e magari ne parlo, perché davvero mi sta venendo la depressione solo a pensare ad un possibile finale di questa saga. Lasciamo stare. E quindi sì, ok, potrebbe terminare qui la review, anche perché alla fine cosa succede? Vediamo praticamente a fine episodio la fusion fra Black e Zamasu, e questa è una cosa che in tutta sincerità non mi è scesa tanto facilmente. Perché? Perché se ricordate, nelle anticipazioni del 63 c'è stata fatta vedere ovviamente la fusion, e in questo caso c'è stata fatta vedere nel 64 alla fine dell'episodio, il che è una cosa che è fuori da qualsiasi concezione in questo momento terrena e ultraterrena. Cioè raramente ho visto nelle anticipazioni di un episodio precedente far vedere ciò che sarebbe successo alla fine dell'episodio successivo, e quindi praticamente spoilerandoti tutto il nucleo, tutta la parte più importante dell'episodio. E quindi
Per farla breve, senza troppi giri di parole, probabilmente questo potrebbe essere stato un episodio che ai fini della trama è stato praticamente inutile, perché probabilmente, tenendo sempre conto comunque delle anticipazioni del 63, l'informazione più importante che abbiamo ricevuto da questo episodio è che il Mafuba non è possibile utilizzarlo. Questa fosse stata l'informazione più importante. Quindi, alla fin fine, l'episodio sarebbe potuto durare, a livello di trama, anche 2-3 minuti, giusto per far vedere che il Mafuba non funziona e giusto per far vedere comunque la fusion di Black e Zamas che comunque già avevamo visto. E quindi, alla luce di tutto questo, io direi che possiamo anche concludere qui questa review, che è stata molto molto particolare, bisogna dirlo. Ci sono stati pochi spunti, alcuni ve l'ho detto, me li sono creati apposta io, però va bene così. Alla fine non voglio sbilanciarmi più di tanto, perché probabilmente in settimana potrebbe anche arrivare un video in cui vi spiego totalmente tutta la situazione inerente ovviamente Black Goku e quindi tutto ciò che alla fine è successo fin dall'inizio. Ed in tal caso magari potrei anche sbilanciarmi un attimino sul futuro della saga ed anche sul futuro della serie, anche perché manca davvero pochissimo all'annuncio della nuova saga. Probabilmente vi darò delle informazioni in anteprima, però ovviamente senza fare i dovuti spoiler. Quindi signori, io direi che possiamo concludere qui questa review. Spendiamo un attimino anche due paroline sui disegni, che in alcuni casi mi sono garbati, in altri molto molto di meno. Però alla fine complessivamente il livello si è alzato rispetto a sicuramente gli episodi che abbiamo visto nel mezzo di Dragon Ball Super, diciamo dal 30 in poi. Come votazione generale dell'episodio darei un 6,5, giusto per non dare un 6, anche perché comunque qualcosina sicuramente l'abbiamo vista dall'episodio. C'è stato qualcosa che ha funzionato e qualcosa che ha funzionato un attimino meno. Quindi signori, io direi che potete sicuramente iniziare a commentare facendomi sapere cosa ne avete pensato dell'episodio e quindi anche della review. Quindi lasciate un bel mi piace, lasciate un bel commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete questo video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.